Oggi acchiappiamo i sogni! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te ad un nuovo appuntamento di Spazio Sostenibile in collaborazione con Raffaello Libri, lo spazio pensato per celebrare i giorni più importanti dell'anno. Oggi, 20 novembre, celebriamo la Giornata Mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Una giornata tutta dedicata ai giovanissimi, al futuro, quindi. Una giornata pregna di sogni e di speranze. E proprio a questo è dedicato il tutorial di oggi. Realizzeremo insieme uno splendido acchiappa sogni. E allora, spostiamoci di là e andiamo a vedere questo progetto come si svilupperà. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro acchiappa sogni. Sogni dei giovani e dell'infanzia che non devono essere infranti. E allora accaparriamoceli questi sogni con un oggetto buona fortuna. Un acchiappa sogni, appunto. Come corpo dell'acchiappa sogni io utilizzerò dei coperchi vari alimentari. Coperchio di gelato, coperchio grande di yogurt, coperchio di ricottina, gelato, mi piacciono i gelati, quindi dei coperchi. Me ne servirà uno grande, uno leggermente più piccolo e tre un po' più piccolini. Non vi dico le misure, utilizzate quelli che avete da riciclare. Tagliabalza, forbici, forbicine. Me ne vedete di tante dimensioni perché a seconda della durezza della plastica dovrò usare queste o questo, quindi deciderò via via. Un cordoncino che mi piaccia. Ci servirà una bottiglia di plastica. Come abbellimento userò delle palline in legno di varie dimensioni, del glitter e dei colori acrilici. Io userò il bianco, il giallo e probabilmente anche una punta di rosso e una punta di nero, ma adesso lo vedremo. Intanto vi dico degli acrilici a portata di mano. E ci occorrerà anche della colla aceto vinilica, una penna e dei rimasugli di cartoncino e un piccolo tamponcino per stendere il colore. O in alternativa una spugnetta per lavare i piatti, quelle gialle per intenderci. Iniziamo subito. Come prima cosa creiamo i corpi del nostro acchiappasogni. Con un tagliabalza pratichiamo un'incisione e liberiamo il cerchio dalla cornicetta sopraelevata. E voilà, facciamo la stessa cosa con tutti i tappini. Dopo aver ritagliato le circonferenze alla bene meglio, quindi senza essere troppo precisi, prendiamo la misura del cerchio più grande e con il cartoncino più ampio tracciamo una forma. Quindi tracciamo anche delle forme un po' più piccole. Voilà. Ritagliamole con le forbici. Useremo queste forme come orme per i nostri acchiappasogni. Con una penna ricalchiamo la prima goccia, quindi mettiamoci verticalmente dinanzi alla prima goccia e ricalchiamo la seconda. E vado a creare con la stessa forma dei geometrismi lungo tutto il disco di plastica. A questo punto prendo le forbicine e, puntando su un margine, buco la plastica, o meglio ancora, per dare il primo imprinting, prendo il tagliabalza e, poggiandomi su un fondo di cartoncino, taglio la mia forma e buco tutto il dischetto. Ora vi insegno a tagliare con il tagliabalza.
quando tagliate con il tagliabalza, mai la mano dietro il taglierino, la mano sempre in alto, laterale, in modo che scendendo non possiate essere travolti dalla lama. Se non vi viene bene tagliare l'arco col tagliabalza, tagliate le linee dritte col tagliabalza e l'arco con le forbicine. Voilà, il primo è fatto. Adesso decoriamo tutti gli altri con le fantasie che vogliamo. Possiamo anche riproporre la stessa fantasia. Fate voi. Fatto il primo cerchio, incidiamo tutti gli altri cerchietti a fantasia. Possiamo anche ripetere la stessa composizione o variarla. Adesso prendiamo la bottiglia e tagliamo tre pezzi di plastica abbastanza lisci, rettangolari, su cui disegneremo l'orma di una piuma, una sorta di grande foglia. Tracciamo una linea nel mezzo e tagliamo le frangine a destra e a sinistra della linea, una accanto all'altra, il più sottili possibili. Ed ecco qui che la nostra piuma è pronta, quindi sul gambo di essa pratichiamo un foro. Adesso creiamo un colore avana. Io lo faccio mescolando del bianco a una punta di giallo, una punta di rosso e una micro punta di nero. E col tampone ripassiamo sui nostri soggetti. Dapprima ripasso le piume per farvi vedere la loro forma e poi ripasso su tutti i cerchetti che avevo precedentemente intagliato. Faccio asciugare e, se necessario, do un'altra mano di colore. Sull'ultima mano, con il colore ancora fresco, butto sopra del glitter in modo che rimanga adeso alla rotella senza l'utilizzo della colla. Adesso prendo un pezzo di laccio lungo 60 cm e lo piego in doppio, quindi lo inserisco nel foro superiore della mia rotellina e inserisco i capi liberi all'interno di quello curvo. Rivesto le punte del mio laccio con dello scotch carta per facilitare lo scorrimento della perlina di legno, che inserisco e dopo fisso praticando un nodo. Adesso poi pratico un altro nodino proprio prima della chiusura e inserisco un'altra pallina di legno. Anzi, dai, facciamo altre due palline di legno, una più grande e una più piccola, che utilizzerò come decorazione nella parte superiore. Poi inserisco altri tre pezzi di cordoncino, sempre in doppio, nei fori in basso, così, proprio in quello speculare al centrale e nei due laterali, e aggancio ad essi le altre rotelline. Preparo tre palline per ogni rotellina, pratico tre nodini. Come vedete, io preparo sempre i capi dei fili avvolgendoli con lo scotch carta per facilitarmi l'ingresso nel foro della pallina. Quindi pratico tre nodini stando attenta nel rispettare le distanze, che siano equidistanti quello di destra e quello di sinistra, e un po' più in basso quello centrale. Quindi inserisco le prime palline di legno, mi aiuto con un bulino o con qualunque oggetto acuminoso, quindi inserisco i capetti all'interno dell'anello che si viene a formare, libero i capi dallo scotch carta, quindi giro indietro attorno alla pallina per riportare poi i capetti sul davanti e annodare fittamente, e poi fare scorrere la pallina all'interno del nodo per celarlo. Fisso con un punto di colla per far sì che il nodo non si muova.
e faccio la stessa operazione anche con le altre rotelline. Adesso è il momento di agganciare un'altra rotella solo nel centrale per renderlo più lungo rispetto ai laterali. Ripeto la medesima operazione che ho fatto prima, l'unica differenza è che utilizzo due palline piccole al posto di una grande. Adesso è il momento di legare anche le piume al nostro acchiappasogni. Faccio scorrere il laccio nel foro che avevo praticato, inserisco due palline in legno, annodo alla rotella sovrastante, faccio scorrere la pallina superiore verso l'alto fino a coprire il nodo, in modo da celare tutti i nodi e far venire aggraziato il nostro acchiappasogni. E il nostro acchiappasogni è bello e pronto per essere appeso e per acchiappare i sogni più belli per la nostra vita. Bene, ora vi lascio alle foto in cui potrete meglio ammirare questo splendido oggetto e noi ci vediamo subito dopo. Visto che bello il nostro acchiappasogni, con un oggettino così tutti i nostri sogni potranno solo realizzarsi. E allora corri a riciclare! Sperando in un futuro sempre più sostenibile per i nostri ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video di Spazio Sostenibile. Nel frattempo rimani connesso con il mondo di Arte per Te su tutti i social, YouTube, Facebook, TikTok ed Instagram. E qui giù in info box troverai tutti i link relativi a Raffaello Scuola, in cui potrai rivedere questo contenuto e tantissimi altri contenuti didattici e formativi. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta e buono spazio sostenibile a tutti!